Benvenuti a TeleCRU, il notiziario settimanale dell'Assemblea Legislativa dell'Umbria. L'assessore Fabio Paparelli ha presentato in seconda commissione il disegno di legge della Giunta sulla legislazione turistica regionale. Ce ne parla Marco Paganini. La seconda commissione dell'Assemblea legislativa, presieduta da Eros Brega, si è riunita a Palazzo Cesaroni per l'illustrazione del disegno di legge della Giunta sulla legislazione turistica regionale. L'assessore Fabio Paparelli ha evidenziato che il provvedimento interviene su diversi ambiti, disciplinando principi generali, strutture ricettive turistiche, locazioni turistiche, organizzazione e intermediazione di viaggi e professioni turistiche, puntando alla valorizzazione e organizzazione regionale del turismo, delle strutture ricettive, dell'attività delle imprese e delle professioni. L'intervento sulla legislazione turistica, è stato spiegato, è improntato allo snellimento e alla messa a sistema di alcune sinergie del sistema regionale, viene rinforzato la promozione dell'unitarietà del brand Umbria in capo alla regione, così come il controllo sulle strutture turistiche attraverso polizia locale o convenzioni con le forze dell'ordine. Torna alla regione la classificazione delle strutture, mentre ai comuni, anche associati, spetteranno le competenze tecniche amministrative su professioni e agenzie di viaggio. Non ci sarà più un piano annuale di promozione, ma un master plan triennale. Infine la Film Commission avrà un ufficio all'interno della regione, ma per lo svolgimento dei servizi si avvarrà di un soggetto privato scelto con bando. Per quanto riguarda le strutture ricettive, andranno distinte le attività imprenditoriali da quelle occasionali e quindi limitate nel tempo, che pure dovranno segnalare i turisti che vengono ospitati. Viene liberalizzata l'attività degli affittacamere, il cui gestore non dovrà più risiedere nella struttura. In prima commissione audizione dei sindacati in merito alla proposta di legge del centrodestra e liste civiche per riorganizzare l'Agenzia regionale per la protezione ambientale su due dipartimenti, il servizio. Per l'ARPA è necessaria una maggiore chiarezza sulla ripartizione delle competenze tra direttore generale e giunta regionale e quindi sulla regolamentazione. Definire dunque in maniera più chiara il metodo gestionale. L'agenzia sta vivendo una fase di profonda riorganizzazione non ancora conclusa. Auspicabile una maggiore integrazione con il mondo della sanità. Sono alcuni passaggi emersi in prima commissione, presieduta da Andrea Smacchi, dall'audizione delle organizzazioni sindacali invitate a Palazzo Cesaroni in merito alla proposta di legge dei consiglieri regionali della coalizione del centrodestra e liste civiche, Nevi, Forza Italia, Ricci e De Vincenzi della lista Ricci Presidente, Fiorini e Mancini della Lega Nord, Squarta di Fratelli d'Italia, che mira a modificare la legge regionale 9 del 98 che riguarda norme sulla istituzione e disciplina dell'ARPA, per costruire un'organizzazione dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale che si fondi su due dipartimenti territoriali, che coincidano con le aree di competenza delle due ASL. L'obiettivo dei proponenti sarebbe quello di creare una sempre maggiore omogeneità territoriale e quindi anche funzionale tra ASL e ARPA affinché si possa tenere insieme il controllo dell'ambiente con la tutela della salute dei cittadini. A margine della riunione il presidente Smacchi ha precisato che dal prossimo incontro con l'assessore regionale all'ambiente Fernanda Cecchini si potrà capire se è in programma un disegno di legge regionale relativo a una sostanziale riorganizzazione dell'Agenzia. E sempre in prima commissione illustrata una proposta di legge d'iniziativa del Consiglio delle Autonomie Locali, il CAL, che mira a prevedere per i componenti della struttura che risiedono fuori dal capoluogo regionale il rimborso spese di viaggio, secondo criteri che lo stesso CAL specificherà nel proprio regolamento. Ad illustrare l'iniziativa legislativa i vicepresidenti del CAL, Sergio Batino e Federico Gori, oltre al segretario Fausto Galilei. Illustrato in prima commissione dall'assessore regionale Paparelli, il piano delle politiche attive del lavoro 2017. Ce ne parla Davide Mariotti Bianchi. Nella prima commissione dell'Assemblea legislativa dell'Umbria, presieduta da Andrea Smacchi, l'assessore Fabio Paparelli ha presentato il piano politiche attive del lavoro 2017. Per Paparelli si tratta di un vero e proprio programma per la ripresa occupazionale per l'Umbria. Un pacchetto di misure per 70 milioni di euro esclusivamente dedicate alle politiche attive del lavoro che si affianca alle risorse previste dal SIA per l'avviamento al lavoro e alle risorse previste per gli ammortizzatori sociali. Quello dedicato ai giovani a cui sono destinati 24 milioni di euro. Il pacchetto adulti con 16 milioni, il pacchetto smart con 13 milioni con tirocini di ricerca anche all'estero,
e il pacchetto imprese con 13 milioni di euro con programmi di sviluppo aziendali finalizzati all'assunzione, tra cui il progetto Cresco. A queste risorse si aggiungono 3 milioni e mezzo per azioni di sistema. L'assessore Paparelli poi ha ricordato alcuni numeri. L'adesione a Garanzia Giovani Umbria è stata di 3.496 domande, quella al pacchetto adulti di 3.334. Sono in corso di assegnazione 300 tirocini per giovani e sono stati stanziati 300.000 euro per 97 tirocini di donne oggetto di violenza. Il progetto Cresco, che prevede l'obbligo di assunzione a tempo indeterminato al termine dei tirocini, ad oggi ha 230 progetti approvati per 470 assunzioni, che saranno 550 a chiusura 2016 e prevediamo, ha ricordato Paparelli, diventino 1000 entro il 2017. Audizione in seconda commissione del sindaco di Narni, Francesco De Rebotti, in merito alla ricostruzione, non ancora conclusa, relativa al terremoto del 2000. Le rassicurazioni del presidente Brega, vediamo. Per garantire la copertura almeno delle situazioni più critiche serve una cifra inferiore al 1,5 milioni di euro. È quanto emerso dall'audizione in seconda commissione del sindaco di Narni Francesco De Rebotti e di alcuni capigruppo consiliari in merito alla ricostruzione relativa al terremoto del 2000 che ha interessato l'area narnese. È stato proprio De Rebotti a rimarcare il finanziamento incompleto relativamente a case totalmente inagibili o non più fruibili. Ci sono cittadini, ha detto, che hanno avuto un trattamento diverso rispetto ad altre analoghe situazioni presenti nel territorio regionale. Il presidente Rosbrega ha ricordato in apertura di audizione l'iniziativa unanime della Commissione di impegnare la Giunta regionale ad intervenire sul governo per la predisposizione di azioni utili al completamento della ricostruzione relativa ai terremoti post-97, tra i quali Narni, Marciano e Castelgiorgio. In sostanza, l'auspicio della Commissione è che il governo permetta l'utilizzo delle risorse in avanzo previste per la conclusione della ricostruzione del 97. Lo stesso Brega ha assicurato i presenti che se l'azione politica della regione sul governo non porterà ai risultati sperati, in fase di assestamento di bilancio, cioè entro il prossimo mese di giugno, la Commissione proporrà un emendamento per la predisposizione di risorse regionali per far fronte a quanto richiesto e necessario per questa situazione. Si è aperta la consultazione pubblica sullo schema di piano triennale di prevenzione della corruzione 2017-2019 dell'Assemblea legislativa dell'Umbria. Ce ne parla David Mariotti Bianchi. Aperta la consultazione pubblica sullo schema di piano triennale di prevenzione della corruzione dell'Assemblea legislativa della Regione Umbria. I cittadini, attraverso i moduli appositamente predisposti, potranno inviare proposte di integrazione e modifica. Andando sul sito www.alumbria.it, nella sezione Trasparenza, si troverà lo schema di piano triennale e il forum per inviare entro il 25 gennaio le proprie osservazioni. Il piano ha lo scopo di ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione, aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione e creare un contesto sfavorevole alla corruzione stessa. Essa viene intesa in senso molto ampio, comprensiva non solo dell'intera gamma dei reati contro la pubblica amministrazione, ma anche di tutte quelle situazioni in cui, pur non verificandosi un comportamento penalmente rilevante, si realizza una distorsione dell'azione amministrativa a causa di un condizionamento improprio da parte di interessi particolari. Per raggiungere questi obiettivi è stato progettato un sistema organico di misure non solo organizzative che, oltre a scongiurare fenomeni di cattiva amministrazione, è anche in grado di migliorare l'efficienza complessiva dell'attività dell'ente. L'implementazione del piano costituirà un'opportunità di grande valenza per integrare le finalità di prevenzione della corruzione e di trasparenza della gestione con l'obiettivo strategico di cambiamento culturale e comportamentale nei componenti della struttura organizzativa. E in conclusione del nostro notiziario andiamo a conoscere uno dei più bei palazzi neoclassici dell'Umbria, Palazzo Cesaroni, sede dell'Assemblea legislativa dell'Umbria. Pensato a fine Ottocento come simbolo della nuova borghesia ricca ed emergente, il palazzo che dal 1977 ospita il Consiglio regionale e l'Assemblea legislativa dell'Umbria destò più di una invidia nella vecchia aristocrazia perugina per la sua opulenta eleganza.
lo aveva voluto il commendator Ferdinando Cesaroni, uno dei borghesi più ricchi dell'Italia post-risorgimentale, che proprio a Perugia, dal nulla, aveva iniziato una carriera di imprenditore che lo portò a realizzare un vero impero economico-finanziario e a essere eletto in Parlamento. Anche la collocazione del palazzo ha un preciso valore storico e culturale perché completa e abbellisce con un elegante edificio privato la piazza della modernità perugina, nata con l'Unità d'Italia proprio sui bastioni demoliti a furor di popolo della vecchia Rocca Paolina, ultimo simbolo del potere papale e sulla quale già si affacciavano il nuovo palazzo del governo e della provincia. Cesaroni non abitò mai la sua creatura, alla cui costruzione chiamò a lavorare architetti e pittori di grido con artigiani e maestranze, il meglio che Perugia sapesse esprimere. Dal 1903 al 1925 fu un lussuoso albergo, il Palace Hotel, che si contendeva con il vicino Brufani i visitatori più ricchi e facoltosi del primo turismo di élite. Dal 1925 la sua proprietà, già perduta dagli eredi di Ferdinando Cesaroni, passò ad una grande compagnia di assicurazioni, l'INA, che ne riservò una parte all'Accademia dei Filedoni, esclusiva istituzione cittadina. Una rarissima foto degli anni 30 ci restituisce un pezzo di storia lontana e dimenticata, il debutto in società delle giovani diciottenni della Perugia Bene nella grande ed elegante Sala Brugnoli. Seguirono anni piuttosto grigi per il palazzo, troppo grande per ospitare gli uffici di un'assicurazione e l'attività sempre più marginale dei Lincei. Palazzo Cesaroni tornò a vivere solo a metà degli anni 70. Dopo 2 anni di profondi lavori di ristrutturazione, le sue sale, austere ed eleganti, si aprirono alla comunità regionale. Era il giugno 1977 e la regione, nata 7 anni prima, aveva trovato la sede definitiva del suo Parlamento. Per rendere più visibile che in quel palazzo, mai abitato dal suo costruttore, si decidevano democraticamente le sorti dell'Umbria, la grande sala in cui si riunisce l'assemblea fu realizzata al piano terra, a pochi metri dalla piazza, a quella agorà che fin dai tempi di Atene insegna al mondo il concetto di democrazia popolare. Ed anche per questa edizione è tutto. Vi ricordo che TeleCRU va in onda sulle emittenti televisive dell'Umbria e anche disponibile in rete sul sito dell'Assemblea Legislativa Regionale, consiglio.regione.umbria.it e su YouTube. Grazie per averci seguito, a tutti una buona settimana. Arrivederci.